Giovedì 7 giugno è ripartita la Repubblica delle Idee, il festival di cultura e politica del quotidiano La Repubblica. In apertura di questa settima edizione si è tenuto il reading di Dissenso Comune, un manifesto firmato da attori e attrici che nasce con l'intento di supportare le vittime di violenza e di mobilitare attraverso la cultura le coscienze. Sul palco del Teatro Comunale, Valeria Golino, Alvaro Orvacher e Yasmin Trinca, con lo spettacolo dal titolo Però mi vuole bene, cronache di sottomissione. Lo spettacolo raccoglie parole di scrittrici, da Angela Carter a Franca Rame, testimonianze di donne e gli atti di un processo per stupro, che compongono un racconto dove il filo conduttore è la denuncia della sottomissione femminile. Abbiamo intervistato Valeria Golino chiedendole se possono il teatro, il mondo dello spettacolo, contribuire a un cambiamento nel contrasto alla violenza di genere. So che parlarne, so che questo è un modo, cioè ogni volta qualcuno, non è che si può fare un cambiamento da un momento all'altro, però penso che è un momento molto importante questo, proprio perché se ne parla a volte molto bene, a volte male. A volte ci sono polemiche inutili, a volte si dicono le parole sbagliate, però invece qualche volta si riesce ad avere un vero incontro, un vero discorso culturale che ci riguarda tutti, credo uomini e donne. Non so.